Nonostante poi le novità, le risorse messe a disposizione con il decreto sostegni, per molte categorie di imprese e di autonomi occorre fare di più, soprattutto in quei settori che hanno subito le perdite maggiori, ad esempio proprio il commercio. E noi ne parliamo oggi con i nostri ospiti che andiamo a presentare. Li vediamo, Lino Enrico Stoppani, vicepresidente di Confcommercio. Buongiorno. Buongiorno e grazie per l'ospitalità. E poi con Lando Maria Sileoni, segretario generale della FABI. Allora, Sileoni, iniziamo proprio da lei. Voi avete lanciato, lo ripetiamo, un allarme molto forte sul rischio di dissesto per quasi 3 milioni di imprese e di famiglie, se non verrà prorogata la scadenza del 30 giugno della moratoria delle rate dei finanziamenti concessi dalle banche. Parliamo anche di mutui, quindi abbiamo a che fare proprio con le famiglie, moratoria tra l'altro introdotta dall'ultima legge di bilancio. Questa è la premessa. Qual è la situazione ad oggi e quali sono gli ostacoli per un'eventuale proroga? Allora, intanto mi lasci dire che come al solito noi siamo alle solite con l'Europa, perché questa volta ci tocca di confrontarci con l'EBA, che è una delle autorità del settore bancario europeo che vorrebbe costringere anche le banche italiane ad applicare nuove e anche più stringenti regole sulla gestione dei prestiti non rimborsati da famiglie e imprese. Questo provvedimento, lo voglio ricordare a tutti, se non cambierà, ma già si stanno muovendo Banca d'Italia e lo stesso governo, avrà effetti dirompenti sull'economia e anche sulle stesse banche italiane che potrebbero in qualche modo non avere più spazio per sostenere tutte le economie del nostro paese, soprattutto in un momento così difficile e delicato come per il Covid, diciamo. Il problema quindi è di carattere essenzialmente economico, ma anche sociale, perché tocca 2,7 milioni di persone. Quindi Governo e Banca d'Italia devono fare la loro parte con una determinazione politica molto più forte rispetto al passato. Il Governo deve convincere la Commissione europea e la Banca d'Italia deve agire a livello appunto dell'autorità bancaria europea, l'EBA. L'EBA è una, lo voglio ricordare a tutti gli ascoltatori, l'EBA è un'istituzione europea che spesso si contrappone anche con la stessa Banca Centrale Europea e va affrontata con gli strumenti e la Presidente, a determinazione tal giusta. proposito, mi scusi se la interrompo, oggi è intervenuto il Presidente del Consiglio di Vigilanza della appunto bancaria a livello europeo, l'italiano Andrea Enria, che ha parlato del rischio di nuovi Ria. shock improvvisi del sistema delle banche a causa della pandemia. Sostanzialmente dice che le banche rischierebbero tanto nel momento in cui la mole di crediti deteriorati diventasse sempre più grande. Questa è l'altra parte della medaglia. Lei cosa si sente di dire a tal proposito? Sì, l'altra parte della medaglia è perché sostanzialmente le banche, nel caso in cui dovessero realizzarsi, come dire, le direttive EBA, a cascata tutte le banche italiane, il settore bancario italiano avrebbe meno liquidità da immettere sul mercato perché il rischio che poi in un momento così delicato a livello economico si possano creare altre sofferenze limiterebbe conseguentemente le banche ad erogare credito. Il problema va esteso anche per quei prestiti dove c'è la garanzia statale, quei prestiti che sono stati dati dalle banche con garanzia statale durante la pandemia. Quindi il combinato disposto di queste due tipologie di prestiti, se non viene affrontato con determinazione a livello politico sull'EBA da governo e Banca d'Italia, governo rispetto alla Commissione europea e Banca d'Italia, come dicevo prima, rispetto all'EBA, potrebbe creare problemi enormi a livello economico, ma anche a livello sociale. Segretario, ne parliamo tra un po', però ora vorrei fare una domanda al Presidente Stoppani, che è Presidente anche della FIPE di Confcommercio. Lei cosa pensa di questa situazione? Si potrebbe creare una situazione catastrofica per le imprese che già hanno un problema di liquidità e poi parleremo del decreto sostegni. Beh, le preoccupazioni che ha già ben espresse il segretario Sileoni, insomma, i temi della liquidità sono una delle misure emergenziali indispensabili in questa fase di grande emergenza economica di questo paese, perché c'è l'obiettivo e la speranza di far morire il minor numero di imprese possibile, perché dietro, insomma, i fallimenti delle imprese c'è certamente un problema di natura bancaria collegata a quelli che sono gli andamenti degli NPL o dei crediti delle banche, ma ci sono anche aspetti di natura economica,
occupazionali, di tenuta insomma, del sistema paese dal fronte economico. Per cui insieme al tema dei ristori, insieme ai temi degli affitti, insieme ai temi della cassa integrazione degli ammortizzatori sociali, il tema dell'equità è una di quelle priorità indispensabili. Insomma, lo Stato è intervenuto con quei provvedimenti con garanzia pubblica, ma insomma questi aspetti presentano evidentemente alcune criticità che se evidentemente Vicepresidente, è una priorità la assoluta. Devo interrompere perché sicuramente gran parte della fiducia è riposta nel Next Generation EU. Andiamo a vedere questa diretta con la Ministra per la Famiglia Bonetti. Si parla di Next Generation EU e di pari opportunità. Seguiamo. È stato, diciamo, di reale, scientificamente provato della diffusione del virus a tutela della salute integrale di tutta la popolazione. Quindi, alla luce dei nuovi dati, si sta valutando se questo tipo di incidenza, per esempio, permetterà di avere una rivalutazione in zona rossa per i primissimi anni. Stiamo studiando l'incidenza del virus attraverso non i ministri ovviamente, ma i medici e gli organismi competenti. L'altro tema è che oggi le scuole sono chiuse in zona rossa, appena una regione passa in zona arancione, quindi non ci sono più gli elementi. Quindi abbiamo sentito la ministra Bonetti proprio in zona arancione, in zona abbiamo sentito la ministra Bonetti su quelle che sono le conseguenze negative, diciamo, della zona rossa, del Covid, conseguenze negative, signor dottor Stoppani, che riguardano proprio il commercio. A tal proposito parliamo proprio del decreto sostegni. Voi ritenete che le misure non siano del tutto sufficienti per quanto riguarda gli indennizzi? Assolutamente sì, perché sono mesi che ci parlano di sostegno, di un decreto sostegno deve essere progressivo, perequativo, selettivo, adeguato e tempestivo anche in tempi. Insomma, nel decreto che è uscito, con rispetto parlando, insomma, gli ingenti risorse che sono state destinate, però insomma sono state talmente frazionate che ha pochi di questi aggettivi, perché dal punto di vista della progressività le mi insegna, insomma, che una cosa è perdere il 30% nella gestione dell'attività, un'altra cosa è perdere il 50%, il 90% come è avvenuto a molte attività, soprattutto nei centri storici e nel mondo della ristorazione. Poi si parlava di sostegni selettivi, ma con l'eliminazione del codice Ateco hanno fatto di fatto una grave ingiustizia, perché una cosa è fatturare di meno. Io posso fatturare di meno perché c'è un problema di contesto e di crisi, ma anche per cause di natura soggettiva, mentre invece è assolutamente un'altra cosa essere obbligati a chiudere, come è successo al mondo della ristorazione e del pubblico esercizio, al quale dovevano essere destinate risorse maggiori in questa selezione che doveva riguardare il decreto sostegni. Poi l'altra è un tema anche di giustizia, insomma, si parla di dinamismo delle imprese in questo paese, si escludono dai sussidi le imprese con più di 10 miliardi di fatturati, oppure ancora c'è anche un inganno, perché per mesi si è parlato di sistema perequativo rapportato sulle perdite di fatturato 2020 sul 2019, poi alla fine insomma è uscito un cerotto, perché il decreto sostegno supplisce ad una sola mensilità, quando invece le perdite di alcuni settori come il mondo della ristorazione sono mesi che sono impediti di lavorare, con quelle che sono perdite di fatturati che si aggirano al 40% del fatturato dell'anno precedente. Quindi condizione indispensabile è che voi, questo settore che lei rappresenta possa ricominciare a lavorare quanto prima. Voi avete chiesto anche un incontro col CTS, perché dite vogliamo lavorare in sicurezza, perché è l'unico modo poi per poter fatturare sostanzialmente. Assolutamente sì, perché abbiamo visto insomma che lo Stato non ci può garantire, non ci può sostenere, e l'entità dei ristori insomma ne sono una testimonianza. O se questa è la constatazione, l'unica prospettiva è quella di poter riaprire e ripartire anche con le nostre attività, perché è inammissibile che in questo paese ci siano 4 milioni di imprese che ogni giorno aprono regolarmente, mi riferisco ad imprese industriali, agricole, commerciali, bancarie, uffici e servizi, e solo un solo settore, il mondo della ristorazione, è impedito ad operare, facendo una distinzione tra chi ha il diritto di lavorare e chi ha il dovere di star chiuso, e chi ha il dovere di star chiuso non ha in questo paese le misure compensative rispetto a questo sacrificio sociale a cui è chiamato. Per cui la ripartenza si può fare gradualmente in sicurezza, distinguendo evidentemente da chi fa attività con servizio al tavolo o senza servizio, sulla quale evidentemente si possono fare poi le sperimentazioni che vogliamo, ma la ripartenza è fondamentale. Su questo insomma c'è l'impegno di Confcommercio e di FIPE che io rappresento a ragionare e a portare avanti anche una modalità anche di inasprimento dei protocolli sanitari, perché insomma le aziende sono sul crollo del fallimento, e più va avanti questa situazione più c'è il rischio di perdere imprese, e perdendo imprese poi si perde occupazione, si producono anche grandissimi problemi sociali.
Segretario Sileoni, stiamo sentendo anche da quello che ha detto Stoppani quali sono stati gli effetti della pandemia in alcuni settori. Nel settore bancario immaginiamo che ci sono state delle conseguenze sull'organizzazione del lavoro, ma una cosa che poi è emersa è anche che comunque i cittadini, i clienti usano di più i servizi digitali e questo potrebbe avere delle conseguenze sulla rete delle filiali. Guardi, mi lasci soltanto un attimo dire che sono completamente d'accordo con quello che ha detto il dottor Stoppani prima. Completamente d'accordo. Vorrei aggiungere solo un piccolo particolare, cioè vorrei ricordare, perché noi dall'interno del settore lo vediamo, lo tocchiamo con mano tutti i giorni, che c'è il problema delle microimprese a carattere familiare, cioè quelle che non godono, ad esempio, in quanto sono a gestione familiare, della cassa integrazioni prevista invece per le aziende che hanno dipendenti. E comunque la fotografia perfetta che ha scattato il dottor Soppati, vivendola dall'interno, è condivisa in pieno. Per quanto riguarda la domanda che mi ha fatto sull'introduzione del digitale del settore, le dico questo: se le banche manterranno gli attuali livelli occupazionali del settore, garantendo anche assunzione di giovani, noi siamo pronti a condividere nei gruppi bancari e nelle aziende cambiamenti organizzativi anche radicali, perché siamo consapevoli che l'introduzione del digitale del settore potrebbe essere un vantaggio anche per la stessa clientela, anche per quella clientela del centro e del sud del paese che fino ad oggi ha poca dimestichezza con il digitale. L'altro aspetto fondamentale per vedere come le banche crederanno nel digitale, quanti saranno gli investimenti economici che faranno nel digitale, la prova del 9 l'avremo da settembre a dicembre, quando il primo gruppo bancario, che è il gruppo Intesa, presenterà il suo piano industriale. Ecco, da quel momento capiremo se veramente vorranno cambiare radicalmente o no. Nel caso in cui il gruppo Intesa di Carlo, partendo dal gruppo Intesa di Carlo Messina, a tutti gli altri gruppi bancari vorranno investire sul digitale, noi siamo pronti a metterci intorno a un tavolo per confrontarci e condividere, alle condizioni che le ho detto prima, questa rivoluzione fondamentale anche per il settore bancario. Grazie segretario, la ringraziamo. Allora, un'ultima domanda al presidente Stoppani. Voi rispetto alla questione dello stralcio delle cartelle sostanzialmente siete favorevoli, però lei non ritiene che ci sia un problema di riscossione e di conseguenza debbano essere fatte delle migliorie su questo aspetto? Beh, le migliorie al decreto legge sostegni sono numerose, insomma, che riguardano certamente quelli che sono gli aspetti di natura fiscale e quelli che sono gli stralci e la chiusura di contenzioso con molta anzianità. È chiaro che è un tema anche altri, insomma, il ritorno, insomma, su quelle che sono le priorità di settori del terziario e dei pubblici esercizi in modo particolare, che sono, insomma, in temi di rafforzamento di quelle che sono le politiche di sostegno e di indennizzo sulle perdite di fatturati ingenti che hanno subito, sulla necessità, insomma, di far ripartire le nostre imprese, insomma, in sicurezza, come dicevo prima, e nel frattempo, insomma, di intervenire anche su altri strumenti. Insomma, c'è un problema di locazioni commerciali in questo paese, c'è un problema della durata delle concessioni, ci sono tantissimi altri problemi sulla quale evidentemente c'è da fare un ragionamento strutturato e complesso, per evitare, insomma, perché dietro la mortalità delle imprese si rischia poi un problema di coesione sociale, perché il tessuto dei negozi, dei pubblici esercizi e anche la rete distributiva della socialità, che ha anche un valore economico, grazie. Non solo un problema di natura economica. Grazie Lino Enrico Stoppani, grazie per aver partecipato. A questo punto andiamo a vedere come stanno